Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro. Spero che mi sentiate perché sono in treno, insomma, non sono le condizioni migliori, però vado subito sui temi fondamentali della giornata. Devo dire che questa zuppa la faccio soltanto perché oggi vale la pena di leggere l'incredibile e assurdo pezzo di Aldo Novo, 9 sull'Avvenire, il giornale cattocomunista per eccellenza. Perché io adesso, se avete un po' di tempo, anzi ce l'avete, immagino, il sabato mattina, vi faccio capire l'ipocrisia di questo paese. Anzi, no, forse Aldo Novo non è la persona più ipocrita della giornata, perché il grande monumento all'ipocrisia oggi lo darei al sindaco di Milano, che si è detto incazzato. Spero che YouTube non mi censuri, perché sono le parole del sindaco di Milano, per il gran casino che dice c'è stato sui Navigli. Ma io vorrei partire con Aldo Nove. Fantastico, il corsivetto, dovete sentirlo bene oggi sull'Avvenire. Come lanciati in una corsa esiziale, stiamo brutalmente frenando tutto il mondo. Tutto il mondo lo sta facendo e ciò è tanto e veramente meraviglioso. Cioè, Aldo Nove ci spiega sul giornale dei vescovi cattocomunisti che il mondo sta frenando e ciò è meraviglioso. Ecco, questi sono i nostri intellettuali, insomma, che esistono e che hanno il loro, diciamo, punto di vista che probabilmente si concilia poco con i poco intellettuali operai che non lavorano, i pochi poco intellettuali lavoratori che non hanno preso la cassa in deroga. Oggi Repubblica, in un pezzo un po' confuso per la verità, però c'ha un dato fondamentale. Vi ricordate la cassa in deroga? Conte che dice, lo scrive banalmente proprio Repubblica, Conte che dice non lasceremo nessuno indietro. Bene, sulla cassa in deroga uno solo su cinque di quelli che ne avevano diritto l'hanno portata a casa. Tutto il resto non si è beccato la cassa integrazione in deroga. Stiamo parlando di una roba pazzesca, ma tutti i giornali zitti e muti, tranne Repubblica, che mi sembra insieme al giornale fare l'opposizione a questo governo in maniera più, diciamo, documentata. Scusatemi, io vi direi di leggere Aldo Nove. Ciò è tanto e veramente meraviglioso, cioè che il mondo stia rallentando è tanto e veramente meraviglioso. Questo spiega Aldo Nove, che probabilmente forse non è andato nel bar, non è andato dal ristoratore, non c'è un parente che forse è rimasto disoccupato, che non ha beccato la cassa integrazione, non conosce nessuno che si trova nelle grandi difficoltà in cui oggi si trovano tutti quanti. Ma viva Aldo Nove! Nel frattempo, l'altra grande notizia della giornata, vado di corsa perché spero che la connessione non mi molli, è quella di Sala indignato per la movida di Milano. Quella foto della movida, tre cose, tre. Ovviamente tutti quanti dicono, ha ragione Sala, perfetto, i milanesi che si sono comportati male. Io non sono di quelli che pensa che i milanesi si siano comportati male. In tutto il mondo, l'ho fatto vedere a Quarta Repubblica, ci sono piazze, parchi, fiumi e spiagge piene di gente. A Central Park, a Berlino, a Parigi, in tutto il mondo. Solo noi che siamo stati rispettosi del lockdown dal 9 marzo e che quando finisce usciamo a prenderci un aperitivo, dobbiamo essere considerati dei criminali. Forse dice bene Borgonovo oggi sulla verità, e qualche responsabilità il sindaco di Milano ce l'ha. Uno, perché fu lui in piena pandemia ad andare a dire di prendersi un aperitivo proprio là ai Navigli. Due, lo stesso Zingaretti che oggi fa il segretario del PD chiusurista era lì ai Navigli a prendersi gli aperitivi. Quindi diciamo che è un rito che la politica non è che può accendere e chiudere come se fossimo dei robot controllati dalla psicopolizia. La seconda cosa che nota Borgonovo, io sono totalmente d'accordo con lui, toc toc, Sala, se quello che ha mandato la Polizia Municipale a fare la multa ai ristoratori all'Arco della Pace, non è mandato la Polizia Municipale a controllare i cosiddetti assembramenti, orribile parola che oggi va tanto di moda ai Navigli, perché da una parte multi tutti e dall'altra non porti la Polizia Municipale? E su questo Borgonovo sente l'ex capo della Polizia Municipale che dice, beh, effettivamente non è stata fatta alcuna prevenzione. Gnocchi, stupendo oggi a proposito di questa teoria dei virologi, della loro straordinaria incapacità di capire quello che sta avvenendo. Non tutti, ovviamente, ci sono persone molto serie che sono negli ospedali e combattono davvero in prima linea, ma quelli che combattono in televisione, dice Gnocchi, sono straordinari perché sono già piene le librerie dei loro libri. Da Burioni, che ha fatto il libro con lo palco, ma non l'ha neanche citato in copertina, alla Capua, a tantissimi altri virologi.
sveltissimi nel fare consulenze e nel portare a casa i loro libretti. Sul giornale il virologo del Niguarda, riguardo all'assembramento, parola orribile che ci riporta agli anni 20, sull'assembramento dei navigli, dice il virologo del Niguarda, un branco. Questi sono dei fenomeni. Cioè, e nel giorno in cui io vedo, guardate, straordinario, una pagina intera di quelle robe che a me mi fanno venire il latte alle ginocchia, per non dire altro, il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. Il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. Allora, la comunicazione deve essere non ostile e inclusiva se riguarda le minoranze di colore, bianche, gialle, verdi, rosse. Ma se alcune minoranze vogliono andare invece a prendersi un aperitivo, legittimamente o più o meno legittimamente quelle minoranze non sono più inclusive, e quindi in questo manifesto, in cui dice le parole hanno delle conseguenze, non si può insultare, noi troviamo un virologo che può dire che quello è un branco di imbecilli irresponsabili. Questo non è un insulto, no? Nella stessa giornale, perché in realtà bisogna essere responsabili solo sulle cose che sono politicamente accettabili. Oggi politicamente non è accettabile andare a prendere uno spritz, anche se lo prendeva ieri Sala, anche se lo prendeva il sindaco, perché i virologi, il giornale unico dei virologi, dopo averci tenuto 2 mesi a casa, ha stabilito che questa è la cosa fondamentale. Oggi l'unico giornale al mondo che pensa che la Svezia sia un disastro è il Corriere della Sera, in cui dice, in un articolo del Corriere della Sera, dice il caso svedese, quanti morti ci sono, poi scopri che la Svezia ha 10 milioni di abitanti e 2.900 morti, cioè un quinto di quanto abbia la Lombardia, però ci saranno ovviamente, un caso da non seguire quello svedese. Giornale unico del virus, in cui i virologi dicono che quelli del navigli sono un branco di imbecilli irresponsabili. Nelle settimane scorse un virologo, Lopalco, che oggi è nelle librerie con Burioni, dice su Boris Johnson il virus, la fortuna è cieca, il virus non lo è, augurandogli evidentemente il peggio possibile. Insomma, la forza e gli insulti che ci siamo presi da questi virologi, che non sono tutti, sono perfettamente in linea con Aldo 9, cioè vogliono che il futuro sia meraviglioso, cioè di decrescita. Poi c'è un'altra storia stupenda, è quella di Arcuri. Oggi ci sono 2 pagine in cui si spiega come Arcuri abbia completamente fallito in tutte le cose che ha toccato. Non c'è una foto di Arcuri, cioè io sono convinto che lì c'è stato Arcuri che alla fine ha detto vabbè, però per favore non mettetemi la foto, vi prego. 2 pagine. Ha fallito sulle mascherine a 50 centesimi, come spiega benissimo l'intervista alla presidente della Federfarma oggi sulla Verità. Ha fallito i 50 centesimi, diceva che dovevano esserci, ma ci sono tutti i dati sul Corriere della Sera, ne mette uno dietro l'altro, solo che non cita e non mette la foto del Arcuri, la più pippa del commissario, il commissario austriaco di Falco, che veramente non ne ha azzeccata una. E allora da lunedì i cittadini le troveranno a 50 centesimi, falso. Poi i test della Abbott americana che ha sconfitto la Sorin, che invece è già presente in Lombardia, 150.000 non sono ancora iniziati. E ancora ci saranno 51 macchine che abbiamo comprato per iniziare la produzione delle mascherine, non sono ancora in produzione. E poi abbiamo fatto un accordo con i tabaccai perché li distribuiscono, e l'accordo ancora non è stato firmato. Immuni entro la fine del mese, arriverà questa applicazione Immuni quando non servirà assolutamente a nulla. La trovo straordinaria la pippaggine di questo qua, scelto da quel genio del nostro avvocato del popolo, che in realtà non ha portato a casa ancora un risultato. Lettera di Ursula von der Leyen, questa ve la devo leggere. Ursula von der Leyen, lettera di prima pagina del Corriere della Sera, insieme ci si è messa al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e il Presidente del Consiglio europeo. Leggete le prime 3 righe e poi mi dite se continuate a leggere le 2 pagine. Ve le leggo io. Di una cosa possiamo essere certi: l'Europa unita uscirà più forte di prima da questa emergenza. Cioè, lei è l'unica al mondo che veramente vive in una specie di iperuranio, in cui si pensa che si possa uscire, che l'Europa sia uscita intanto unita, insomma, penso che lo immagini soltanto lei, che è uscita più forte rispetto all'inizio dell'emergenza. Io la trovo una cosa, cioè questo vi dà il senso di quello che ci raccontano. Nel frattempo l'Eurogruppo ieri ha firmato il MES, cioè firmato il MES e ha messo d'accordo tutti sul MES, e durerà 10 anni questo prestito di 36 miliardi che potrebbe ricevere l'Italia se lo dovesse richiedere, a tempo fino al giugno del 2022 per poter richiedere questi 36 miliardi, devono essere spesi solo per questioni sanitarie, il tasso dello 0,1%, cioè 0, residuo in 10 anni, cioè obiettivamente molto conveniente, e
E qui Sallusti sul giornale dice: se c'è una cosa che ha funzionato, se c'è una cosa che non ha funzionato sono gli aiuti italiani alle imprese. Pensate un po', io l'Europa che non l'amo affatto, abbiamo portato in Europa più cose di quanto siamo riusciti a portarle in Italia. E su questo, diciamo, è il paradosso di un non certo euro entusiasta, come si considera Sallusti. Vabbè, poi non neanche vi sto a dire tutte quante le riaperture, tutte le cose che si dovrà fare nei bar e nei ristoranti, perché si parla di cose che, se uno fosse stato, non dico un cameriere in un ristorante, ma ci si fosse soffermato un secondo sui ragionamenti, avrebbe capito che in un ristorante, se devi mettere un tavolo distanziato dall'altro di 4 metri, conviene dire: ristoratori, sapete che c'è? Andatevene a quel paese, non aprite mai. Così come 1,20 m dal bancone del bar. Questo io leggo oggi sui giornali come ipotesi di riapertura. Dell'accordo del MES vi ho parlato, di Aldo 9 vi ho parlato, Brusaferro nel frattempo sembra aver letto Arcuri e dice: sapete che fate? Le mascherine, queste qua, che ora mi tengo perché sono in treno, beh, queste mascherine, sapete che fate? Ve le dovete fare a casa, col fai da te delle mascherine, straordinario! E fantastica anche che il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva, sui giornali in cui la comunicazione diventa ostile e inclusiva nei confronti di quelli che non la pensano come il Giornale Unico, è firmato da tantissime aziende fantastiche, Vodafone, sono sicuro che quelli di Vodafone non saranno mai intervenuti nei confronti di un giornalista che ha scritto delle cose che non gli piacciono. Come si chiama Silvia, come si chiama la De Blasio, come si chiama la sua ufficio stampa? Io sono sicuro che lei, che paga con la Vodafone e con tutte le grandi aziende italiane il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva, sia sempre stata rispettosa della libertà dei giornalisti. Queste sono aziende serie, così si fa. Nel frattempo il caso Bonafede, a proposito di questioni serie, sono convinto che è un altro di quelle cose che, se fosse avvenuto a qualcun altro, sarebbe scoppiato in maniera clamorosa. Oggi addirittura trovo Travaglio che dice che il ministro della giustizia non c'entra niente con la scarcerazione dei 400 boss, perché voi non capite nulla, è chiaro che sono i magistrati. C'è un piccolo dettaglio: che a parte aver fatto un mini indulto con l'articolo 123 del Cura Italia, cioè hanno detto che possono uscire dal carcere tutti coloro che hanno meno di 18 mesi di pena da scontare, che non è un c'entra nulla con questi boss, beh, insomma, il DAP ha fatto una circolare dicendo che chi ha certe patologie deve essere indicato al DAP. Allora i magistrati ovviamente non vengono, come possiamo dire, guidati dal ministro, ma se qualsiasi altro ministro avesse fatto una circolare di questo tipo e fossero dopo usciti in una consecutio perfetta 400 boss, che cosa avrebbero scritto gli amichetti giustizialisti del fatto? Che cosa avrebbero scritto? Un aiuto ai boss, l'indulto, finanche con l'articolo 123 del Cura Italia che dice: potete far uscire quelli che hanno meno di 18 mesi da scontare, se hanno un domicilio e se non hanno fatto casino in carcere nell'ultimo anno. Financo quello il fatto se lo dimentica, perché glielo fa il suo amichetto Conte e Bonafede. Direi che siamo stati financo molto fortunati su questa rassegna, perché è andata bene in diretta anche dal treno. Ciao, noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it e ci vediamo lunedì con Quarta Repubblica. Ciao.